botto libera tutti, che io mi ho proposto come secondo titolo dopo Vuoti a perdere, è diventato un po' una sorta di sottotitolo, diciamo così, perché in realtà Vuoto libera tutti è un titolo, come giustamente ha detto il mio editore, che si capisce solo dopo aver letto il romanzo. E questo lo so, magari poi qualcuno di voi lo dirà dopo aver letto il romanzo, se effettivamente è proprio così. Di cosa parla il libro? Allora, questo romanzo parla, ma dire che parla del vuoto non è corretto. E ve lo dico perché quando è uscito a giugno, i miei amici insomma che mi incontrano dicono: ma di cosa parla? Questo prima della presentazione, di cosa parla il tuo romanzo? E io all'inizio dicevo: ma di vuoto, anche per far presto, no? Perché sono belli per strada, o insomma quando hai poco tempo ti puoi mettere a spiegare troppo. E normalmente li vedevo sbiancare, no? Perché quando uno parla di vuoto, almeno nella nostra cultura, insomma è un concetto che rimanda a volte a cose anche spiacevoli, no? O comunque a paure. Beh, devo dire che non parlo solo di vuoto questo libro. E questo è un romanzo che inizia in un modo e finisce in un altro. E questo l'ha detto il mio editore, io vi rubo queste parole. Perché inizia, è vero, con la sensazione del vuoto, ma finisce con una trasformazione attraverso la creatività. E questo è il motivo per cui l'assessore mi faceva notare che abbiamo inserito la frase di Andy Warhol, non a caso, no? Prima si parlava di questa mostra importante che ci sarà qui, e in 4 novembre. 24 novembre. Ok, 24 novembre. E quindi ecco, si parla